Anima e spirito. Tutto è dall'illusione alla realtà spirituale. Attraverso Mario Del Giglio, domanda. Ci puoi spiegare la differenza tra anima e spirito? Risposta. Lo spirito fa esperienza in un corpo per evolvere. Per vivere in questo corpo sceglie una parte di sé. So che non è esatto dire che lo spirito è una parte, ma è per farvi comprendere. Questa sua parte anima il corpo. Una volta terminata la vita terrena, torna allo spirito, dandogli le informazioni avute. È come se ci fosse un cordone ombelicale tra il corpo e l'anima. Attraverso loro lo spirito fa esperienza. Tu mi potresti obiettare che sembra esistere quasi una separazione tra lo spirito e l'anima. A parole sì, ma per lo spirito no. Lo spirito, arricchito dalle conoscenze avute nelle varie esperienze precedenti, rappresenta molto di più di quello che voi siete in questo momento. Quindi, cosa è l'anima e cosa è lo spirito? Due realtà separate che racchiudono la stessa natura divina, ma che nel contesto terreno si dividono per permettervi di comprendere. Continua.